Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo raccontarvi una cosa particolare che ho fatto, ossia ho adottato un documento, come avete visto dal titolo. Vi starete chiedendo se sono completamente impazzita o cosa, ma no ragazzi, tranquilli, non sono impazzita. Ho adottato un documento perché questa è un'iniziativa dell'Archivio di Stato di Genova, che è la mia città. L'Archivio di Stato ha pensato di chiedere ai cittadini un piccolo contributo oppure anche un grande contributo a seconda delle possibilità di ognuno per restaurare dei documenti antichi che ormai si stavano distruggendo. Quindi hanno pensato di proporre questa cosa. Io sono rimasta molto affascinata, mi è piaciuta tantissimo questa idea e ho deciso di partecipare al micro restauro. Micro restauro perché le mie possibilità economiche non erano gigantesche e quindi ho pensato di partecipare con una quota abbastanza bassa. Quindi io con appena 10 euro sono riuscita a contribuire al restauro di due documenti antichi. Però io volevo raccontarvi come ci sono arrivata ad avere questa idea, perché non è che io mi sia svegliata una mattina e abbia detto: ma sì, oggi voglio adottare un documento. No, in realtà è andata così. Io nell'autunno scorso avevo partecipato ad un'iniziativa che a Genova è molto famosa, c'è cioè tutti gli anni, che è la giornata, anzi le due giornate in realtà, del Rolly Days. I rolli sono degli elenchi che praticamente vanno a rappresentare tutta la lista dei palazzi che erano messi a disposizione dei grandi signori dell'epoca, in cui loro venivano a Genova in visita per qualche motivo e venivano ospitati in questi grandi palazzi, e c'era proprio un elenco dei palazzi disponibili, e questi sono i rolli. Quindi durante questa manifestazione, queste iniziative, ci sono una serie di visite gratuite all'interno di questi palazzi, si possono andare a vedere dei musei gratuitamente, ci sono una serie di iniziative culturali. Io partecipo sempre e quest'anno sono andata a fare la visita guidata all'Archivio di Stato. Non l'avevo mai visto, non c'ero mai entrata. Ho fatto questa cosa, ho assistito anche ad una bellissima conferenza che riguardava la condizione degli schiavi a Genova, quindi mi è piaciuta tantissimo anche la relatrice, e poi sono andata sul sito dell'Archivio di Stato per curiosità, perché comunque sono rimasta affascinata e volevo vedere e saperne un po' di più. E ho visto questa iniziativa che si chiama proprio Adotta un documento. Mi sono incuriosita perché il titolo è un po' particolare e ho visto che c'era la possibilità di partecipare sia al micro restauro che invece ai restauri un po' più di grande portata. Mi sono messa in contatto con la responsabile del progetto, ci siamo messe d'accordo, io ho versato la mia quota di 10 euro e ho potuto restaurare questi due documenti. Sono stata ufficialmente invitata, infatti qui ho anche i due inviti, alla manifestazione di fine anno, perché io faccio il video oggi, però in realtà questa cosa è successa a dicembre del 2018, quindi sono un po' in ritardo con il video. E con questi inviti sono andata con il mio compagno, abbiamo assistito alla manifestazione, al racconto di questa relatrice che è molto brava, in cui appunto ha raccontato tutti questi documenti restaurati, come sono andate le cose, e poi ha consegnato anche una fotocopia e un piccolo diploma con il ringraziamento ufficiale dell'Archivio di Stato, con appunto i documenti che io sono andata a restaurare. Quindi uno è questo, ve lo faccio vedere. Il primo documento e questo è il secondo documento. Quindi io con 10 euro ho potuto restaurare questi due documenti. Adesso vi racconto di che cosa si tratta. Sono tutti e due dei documenti notarili. Il primo riguarda una controversia che è legata all'acquisto di un appartamento, di una casa, comunque di un bene immobiliare. E ci sono degli arbitri amichevoli che vengono nominati, e qui viene proprio scritto appunto che ci sono questi due arbitri amichevoli che vengono nominati in merito a questa compravendita, controversia, scusate, sulla compravendita di questa casa. E risale al 12 maggio del 1435. Invece c'è il secondo documento, che è sempre del 1435, ma del 6 maggio, che riguarda una persona che deve saldare un debito con un calzolaio, quindi deve pagare questo calzolaio e dice che si impegna a pagarlo entro un anno,
per la cifra di 17 lire, 9 soldi e 8 denari, e sono tutte e due ovviamente documenti di Genova. Poi mi è stato dato proprio il diplomino con il ringraziamento, in cui hanno scritto che l'archivio di Stato mi ringrazia ufficialmente per aver contribuito a questo restauro, e abbiamo fatto anche nella manifestazione la consegna ufficiale dei diplomi, in cui sono stata chiamata con nome e cognome, sono andata a ritirare il diploma con tanto di stretta di mano. Vi metto magari una foto così vi faccio vedere quel momento. Ed è una cosa che è stata veramente bella, molto particolare, molto emozionante, quindi la volevo condividere con voi sul canale. Fatemi sapere nei commenti se anche nella vostra città c'è magari un'iniziativa simile. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.